è una piccola risposta ma concreta ai problemi di navigabilità all'imboccatura del porto. Abbiamo cercato di fare un lavoro strutturale mediante un progetto che guardi lontano. È soddisfatto il sindaco di Fano Massimo Seri sia per il lavoro che è stato programmato sia per le risorse ottenute dalla Regione Marche. E come annunciato tempo fa sono iniziate questa mattina le operazioni necessarie alla rimozione dei fanghi di categoria A che saranno smaltiti in discarica. Il costo dei lavori è di circa 60.000 euro. Si tratta di un dragaggio tampone, spiega il sindaco, infatti sarà sufficiente per garantire il passaggio delle barche almeno fino alla fine della prossima estate, quando verrà effettuato un altro intervento più risolutivo. Stiamo lavorando con l'autorità portuale, con la regione e con il CNR che dovrà fare ulteriori esami per sversare e fare l'altro dragaggio importante di altri 25-30.000 metri cubi a fine estate, quindi pensiamo a fine settembre, primi di ottobre. E questa è una risposta importante che gli operatori del porto si aspettavano. Nello stesso tempo stiamo lavorando sulla cassa di colmata perché i 25-30.000 metri cubi saranno sversati in mare, salvo complicazioni ulteriori che speriamo che non ce ne siano. Poi proseguiremo con il lavoro della cassa di colmata, dove è nostra intenzione portare i fanghi stoccati sia a Torrete che qui al porto e portare quelli di categoria B in cassa di colmata. E qui potremmo dare una risposta anche a quelle d'Arsen dove il dragaggio non si è mai fatto. Ovviamente per quello che riguarda il dragaggio fino completo, fino a ottobre, abbiamo le risorse sufficienti. Per l'altro ne abbiamo, ma penso che dovremo lavorare per trovare ulteriori integrazioni. Però penso che questa sia una risposta intelligente, strutturale, che guarda lontano e non guarda soltanto all'immediato, perché la cosa che va evitata è inseguire soltanto l'emergenza rischiando di disperdere risorse e non faremo l'interesse della gente. Le operazioni di dragaggio non sono però terminate nella giornata di oggi, ma saranno necessarie altre ore di intervento. Proseguiranno altri 2-3 giorni. Dove vi concentrerete? Cerchiamo di fare un canale almeno sui 3 metri al centro canale entrata e uscita del porto. Ogni volta giustamente ci sono anche dei camion che portano via questi fanghi. Ecco, ad esempio qua quanti ne contengono? Qua sono all'incirca 200 metri cubi a viaggio. In totale 2.000 ne dovrete rimuovere? Sui 3.500. Il primo cittadino Massimo Seri sta costruendo passo dopo passo il percorso per il dragaggio definitivo del porto di Fano che gli operatori del settore stanno attendendo da quasi 20 anni. La categoria può tirare un sospiro di sollievo o ancora le problematiche sono diverse? No, finché non riusciamo a dragare le darsene dove le barche vengono messe a riposo avremo grossi problemi anche perché abbiamo visto che le barche appoggiano sul fango, non hanno più pescaggio, i sistemi di raffreddamento non funzionano più perché vengono occlusi dal fango, c'è il rischio di fondere i motori, ci sono problemi con le eliche, ci sono parecchi problemi, anche se siamo in un contesto particolare. Oggi partono questi lavori, seppur piccoli. Auspichiamo che entro l'anno partano i lavori di dragaggio più corposo del porto e delle altre darsene e nel contempo nel mese di giugno avvieranno i cantieri anche Marina Group. Quindi il porto diventa al centro della città, sta diventando un fenomeno della città perché molte iniziative verranno messe in campo.